adesso questa lunga intervista a Andrea Cerioli, nuovo tronista della trasmissione Uomini e Donne, e leggiamo direttamente dalla rivista VIP. Foto di Andrea Cerioli, nuovo tronista di Uomini e Donne. Il nuovo tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, molto più rilassato, molto più divertito, finalmente a mio agio. Durante le prime puntate da cronista Uomini e Donne Andrea Cerioli era particolarmente silenzioso, ma con il passare dei giorni, come ammette lui stesso, è molto più disinvolto. Il suo collega di trono Jonas Berami nelle ultime settimane sembra aver perso scioltezza dal debutto, e così Andrea è sempre più spesso al centro dell'attenzione delle puntate del Trono Classico. Il suo Uomini e Donne non è un debutto, qualche anno fa era stato tra i corteggiatori della tronista Ramona Amodeo. Ero appena maggiorenne, non ero adatto al ruolo. Sono sincero, per me è stata solo un'esperienza divertente che avevo rimosso. Di devo ammettere che non mi sento capace di rivestire il ruolo di tronista nel senso stretto del termine. Da uomo non sono abituato ad essere corteggiato se esco con una ragazza, lo faccio perché di base provo un interesse. E questo vale sia in trasmissione che fuori. Di sicuro non cambio il mio modo di essere, anche se ci sono le telecamere mi comporto come fare nella vita reale. Ma a differenza di 4 anni fa, pur volendo continuare a divertirmi, non voglio giocare. A trovare una fidanzata ci credo sul serio. Andrea Cerioli, dal 2010 a settembre di questo anno cosa è cambiato? Ho sempre seguito il programma e sono convinto che chi ha il privilegio di partecipare può davvero innamorarsi se vuole. Ci sono ex protagonisti che hanno avuto dei figli e nessuno li ha costretti, quindi credo davvero nell'obiettivo del programma e davvero vorrei innamorarmi e uscire da quello studio in coppia. Andrea Cerioli, avere dei figli 25 anni sono pochi, e invece no, non vedono l'ora di diventare padre. Sicuramente non è un traguardo che vorrei raggiungere con superficialità, perché un bambino non è un capriccio, ma sono certo che quando vivo con la mia donna in quella che sarà la nostra casa, quando lei mi dirà che è incinta sarò l'uomo più felice del mondo. Andrea Cerioli, tra le corteggiatrici c'è qualcuno che ti piace? Sì, dico, meno male. Per ora mi ritengo molto fortunato perché più di una sta suscitando la mia curiosità e sono davvero interessato ad approfondire la nostra conoscenza. Ma non posso dire molto, se non che se ne arrivassero altre sarei felice. Andrea Cerioli, ma in questa maniera non saranno felici le corteggiatrici. Ma io voglio arrivare alla scelta senza. E credimi, è davvero strano trovarmi ad uscire con 3 ragazze diverse, coloro che sono a conoscenza della situazione. Nella vita reale, quella fuori della trasmissione, mi è capitato solo quando non ero interessato a qualcuna in particolare. E comunque loro non lo sapeva, perché se incontravo una persona che mi interessava smettevo di vedere le altre per approfondire la conoscenza con lei. Non ho mai tradito. Cosa ti fa scappare da una ragazza? Non mi piacciono quelle troppo costruite. La spontaneità prima di tutto. Se una ragazza presta troppa attenzione ad apparire perfetta non vi piace. Sbagliare è umano, quindi al mio fianco voglio una persona che non controlli le sue reazioni per sembrare migliore. Mi piace che sia gelosa se si ingelosisce, senza nasconderlo. Se vuole litigare ben venga il confronto. Se mi vuole abbracciare, senza un motivo, sono felice di ricevere quell'abbraccio. Andrea Cerioli, tua madre è mancata prima dell'estate, difesa non poter condividere questa esperienza con lei? Sicuramente mia mamma mi avrebbe dato i consigli migliori per affrontare questa esperienza. È scontato che mi manchi tantissimo, anche perché con lei mi confidava molto. Ma ancora adesso ogni volta che ho un dubbio o un'incertezza mi ritrovo a parlarle. Per me è molto presente e se le faccio una domanda sono già cosa mi rispondere, 3/4 delle volte. Ora mi confronto con mia sorella Giada e cerco di fare capire a mio padre i meccanismi del programma. Lui non seguiva Uomini Torbi e ora è immerso in questo mondo del tutto nuovo. Si meraviglia ancora se non esco con tutte le corteggiatrici presenti in studio. Fosse per lui dovrei fare almeno 15 esterne. Vero è il mio sostenitore numero uno, ha un'edicola e così controlla tutte le riviste che parlano di me, mi manda le foto che vengono pubblicate, mi dice se sono venuto bene o meno e poi è il primo a leggere le mie interviste. Anche questa la leggerà lui, dimmi. Da grande, che cosa vuoi fare Andrea Cerioli? Avviare un'attività mia, ma non prima di aver provato a mettere a frutto gli studi di recitazione. Vorrei provare a fare l'attore. Sarei ipocrita a non dirlo. Tra l'altro credo che sarebbe un lavoro divertente e poco impegnativo, ma solo perché alimentato da una grande passione. Quando la cosa ti piace farla la fai con il sorriso. Andrea Cerioli, sei mai stato innamorato? 2 volte, la prima a 16 anni e la seconda a 21. La prima volta, come si dice, non si scorda mai, anche per me è in questa maniera, quella storia mi ha cambiato e mi ha fatto crescere. La seconda l'ho vissuta con maggiore consapevolezza rispetto alla prima. Oggi però sono pronto a vivere la mia storia più importante.